GF VIP, Aida Espica riceve una sorpresa dal fidanzato. GF VIP, la sorpresa da Aida Espica da parte del fidanzato. Ed ecco il ritorno dell'elicottero, portatore di messaggi, a sorvolare la casa del grande fratello VIP. Destinataria del messaggio è l'affascinante showgirl Aida Espica da parte del suo fidanzato, Feste Oho. Ora mi vedi? Sono con te. Questo è il testo dello striscione che ha sorvolato il cielo di Cinecittà. Lunedì pomeriggio era passato un primo elicottero con un messaggio destinato proprio alla showgirl, ma non era stato visto da nessuno poiché i concorrenti si trovavano rinchiusi nella camera da letto. Questa volta missione compiuta, il fidanzato napoletano Giuseppe Lama è riuscito nell'impresa. Aida Espica e Giuseppe Lama, detto Geppi, stanno insieme da qualche mese. Geppi è un imprenditore di 30 anni, figlio di ottici a livello mondiale. I due si sono conosciuti a Ibiza l'estate scorsa, dopo che la Espica si era lasciata con Enrico Romeo. La regista Simone Izzo invita suo figlio Francesco a mandarle un messaggio, suggerendogli la frase: Francesco scrive mamma ti amo. Arriverà mai un elicottero per la sceneggiatrice? Sorpresa per Aida Espica al grande fratello VIP. Mentre Lorenzo Flaherty, Marco Predolin e Carmen Di Pietro stanno preparando il pranzo, in giardino si continua a prendere il sole, ad eccezione di Ignazio Moser, Aida Espica, Gianluca Impastato e Cecilia Rodriguez che si divertono in piscina. Intanto si sente un rumore di un elicottero nel cielo, i ragazzi se ne accorgono e pensano che il messaggio sia indirizzato alla pallavolista Veronica Angeloni. Invece non è così, l'elicottero portatore del messaggio inatteso che sorvola il cielo di Cinecittà e la casa del GF VIP è per Aida Espica. Geppi, il fidanzato di Aida, ha mandato un messaggio pieno d'amore alla bella showgirl. I due stanno insieme da qualche mese, qualche settimana fa la Espica ha dichiarato a un settimanale che l'amore tra lei e Giuseppe Lama è stato un colpo di fulmine inaspettato. Il messaggio che ha voluto mandare Geppi alla sua bella fidanzata cela qualche frecciatina in diretta verso uno dei concorrenti? Forse non ha visto di buon occhio il fatto che Ignazio Moser, da diversi giorni, è combattuto tra la showgirl e la modella Ivana Mrazova? Forse i grattini e i massaggi da parte di Ignazio e piedi della Espica non sono stati ben visti da Lama? Chi lo sa? Questo gesto ha reso felice Aida che ha risposto urlando davanti ai suoi compagni di gioco tutto il suo amore per Geppi.